Amici del grande calcio, bentornati su Senza Giri di Parole. Io sono Piazzaku. Io sono Tatsuna. Perché hai cominciato come se fossi una pubblicità? È perché mi sono reso conto che quando inizio i video sono troppo carico, quindi faccio Amici del grande calcio e quindi faccio questa voce super sparata a cazzo di cane che, che a parte non mi piace, l'ho risentito talmente tante volte pure in fase di editing e inizio a darmi fastidio da solo. E quindi vorrei iniziare i video in un modo più rilassato, senza far saltare sulla sedia la gente. E quindi ho detto Amici del grande calcio. E hai pensato di fare l'arrotino. Sono d'accordo con te. È arrivato l'arrotino. Affiliamo lame, coltelli, cucina a gas. Vabbè, allora mi hai fatto perdere il filo, vedi che si sembra tu. Il prepartita di Napoli-Fiorentina dobbiamo fare. Napoli-Fiorentina, prepartita, abbiamo visto la conferenza, andatela a recuperare. Abbiamo fatto la reaction a Rudi Garcia. E ci ha dato degli spunti, delle cose su cui riflettere e ragionare. Prima però vi ricordo di iscrivervi, di attivare la campanella, così rimanerete sempre aggiornati sui video che carichiamo. Seguiteci su Instagram che... ormai sono diventato un disco rotto tipo Cassano, però mi piace ripeterlo e ricordarvelo ad ogni video perché è importante per noi, così possiamo avere un rapporto tra di noi un po' più diretto. Okay. Perfetto. Uè, qua ci sta solo che YouTube ci banna per rapporti sessuali con gli iscritti. È quello che non volevo dire io, late tu, bravo, meno male che ti ho parlato sopra. Non si è sentito, però si è capito. Vabbè, andiamo alla partita. Tu che partita ti aspetti, Tatsuna? Vabbè, quella tipica partita della Fiorentina contro di noi. C'è una Fiorentina arrembante che gioca a specchio, ci fa i duelli uno contro uno. Fiorentina Brasile mod. Sì, mamma mia, queste sono partite brutte perché la Fiorentina ci mette un'applicazione mentale con noi, che mette solo con la Juventus e che mette solo in altre grandi sfide. Poi vanno a perdere con l'Empoli 7-0, ma non è importante. Vanno a fare il pareggio col Ferencváros. Vabbè, la partita di ieri è stata ignobile da parte della Fiorentina. Però sì, diciamo che purtroppo per fortuna sono partite di cartello per il calcio italiano queste qui, anche perché... queste sono quelle gare in cui tu puoi vedere gli effetti della Fiorentina. Io che sono non esattamente l'estimatore per eccellenza dell'esagerazione della Fiorentina, la odi proprio calcisticamente. No, perché sennò dovrei odiare pure il Napoli. No. Cioè tu sei il Cassano per il Napoli quest'anno, tu sei il Cassano della Fiorentina, mi dispiace, te lo devi accollare questo. No, a me va bene. Io non smetterò mai di dire che secondo me la Fiorentina è stata molto coraggiosa, perché all'epoca, quando presero Montella e decisero di intraprendere questa strada, c'eravamo noi, Napoli con Benitez, la Fiorentina con Montella e Garcia con la Roma. Non ce n'erano altre squadre in Italia che volevano giocare, solo che la Fiorentina l'ha portata in un eccesso che, ecco, appunto vai a prendere 2 gol col Ferencváros, sempre uguale, tutti uguali, vai a perdere una finale d'Europa. Vabbè, lasciamo perdere. Il punto è, la Fiorentina quando gioca con le squadre come noi si esalta molto, perché noi gli lasciamo spazi, loro lasciano spazi, e a quel punto la partita come si vince? E quindi svelo anche, secondo me, come è l'unico modo con cui il Napoli potrà battere dopodomani la Fiorentina, cioè con i duelli uno contro uno. È l'unico modo, se devi vincere gli uno contro uno, perché tu quando hai una squadra che gioca a specchio, quindi c'ha 3 centrocampisti e quindi ognuno dei tuoi è coperto da un uomo, tu devi per forza lavorare sugli uno contro uno, a meno che non vuoi lasciare una parte di campo scoperta per fare i raddoppi, cioè proprio creare triangolazioni costanti, devi fare forza gli uno contro uno. Quindi mi auguro che noi saremo pronti a tanti scontri fisici, perché per il resto, se invece gli spazi li volessimo trovare, li troveremo tantissimi con la Fiorentina. Allora sarà interessante questa partita, proprio perché come ci dicevi tu, che ci saranno tanti duelli uno contro uno, ma pure 2 contro 1, perché poi sono 2 squadre che giocano bene a livello di creazione di occasioni. Quindi mi aspetto una partita abbastanza divertente nel modo di interpretare la gara. Poi molto spesso sono capitato pure delle partite dove Fiorentina e Napoli rimangono praticamente a secco, tipo come è successo l'anno scorso. Però diciamo che è molto una variabile questa cosa in una partita del genere, perché basta che una delle due squadre trova il gol e la sblocca, che poi inizia un'altra tipologia di partita dove se ne danno di santa ragione a destra e a sinistra. Diciamo questa cosa, il dato affascinante della Fiorentina è che è la squadra migliore in Serie A ad utilizzare i lanci lunghi anche per percentuale di riuscita, quindi è la squadra che ne fa di più insieme al Verona, il Verona forse un pochino sopra, ma è la squadra che ne riesce, che riesce di più ad essere efficace con questo lancio lungo sulla punta o sui due esterni. Quindi sarà interessante vedere comunque giocatori come Ostigard e Natan, che sono molto forti a livello aereo, se loro riescono ad annullare questo vantaggio che la Fiorentina si guadagna in ogni partita praticamente, perché riescono sempre ad essere molto efficaci con questo passaggio al vertice. Se Ostigard e Natan riescono a vincere tanti duelli aerei, praticamente avremo il completo dominio del gioco fin dall'inizio, e la Fiorentina sarà costretta a fare qualcos'altro, qualcosa di diverso per annullare il pressing ultraoffensivo del Napoli, perché non ci dimentichiamo che il Napoli quando schiaccia l'avversario nella sua area è difficilissimo a uscire, e uno dei metodi è proprio il lancio sul vertice. Se il lancio sul vertice viene annullato, scacco matto. Stessa cosa si potrebbe dire della Fiorentina, perché la Fiorentina come il Napoli piace andare a prendere l'avversario nella propria area. Bisognerà capire se lo faranno anche contro il Napoli, perché molte squadre tipo la Lazio quando giocano il Napoli decidono, e soprattutto al Maradona decidono di non farla questa cosa, di cambiare, perché scoprirsi in quel modo e andare a rischiare questo attacco, questa aggressione molto in alto contro il Napoli risulta sempre quasi controproducente, soprattutto per quelle squadre che non hanno i difensori adatti per poter affrontare nell'uno contro uno Kvara, soprattutto Victor negli spazi, e vabbè poi Politano, Raspadori. Però soprattutto Victor è quel giocatore che ti fa pensare sempre alla squadra avversaria, gli fa dire aspetta, forse è meglio se non ci scopriamo troppo e non siamo troppo aggressivi in questa partita. Quindi sono curioso di vedere se la Fiorentina farà questa tipologia di scelta. E iniziando a parlare di probabili formazioni e quindi eventuali rotazioni, ti dico la mia. Per me giocherà Meret, giocherà Di Lorenzo, giocherà Ostigard, giocherà Natan. A sto punto tornerà Mario Rui, perché soprattutto dopo la polemica che ha fatto Giuffredi, figurati se... Perché poi da questo punto di vista è anche costretto, io lo farei se fossi Garcia, sia perché c'è bisogno di... la rotazione fa bene, ma anche perché se un giocatore c'è stato il confronto, tu per tenere tutti, far andare tutti d'accordo, a Mario la possibilità dal primo minuto contro la Fiorentina secondo me è una cosa intelligente, se gliela dai. Poi magari lo puoi cambiare a partita in corso, però almeno la possibilità per dare la soddisfazione a un giocatore che potrebbe essere fondamentale per il proseguo della stagione, ci sta, è una cosa intelligente. A centrocampo credo ci sarà un cambio, perché ormai il centrocampo non viene toccato da un bel po', quindi mi aspetto o un Zielinski lo Botka Cajuste o un Anghissà lo Botka Cajuste, vedremo. In attacco sinceramente continuo a dire che non possiamo fare a meno di Kvara e Victor in tutte le partite per il momento, e stavolta giocherà Raspadori dal mio punto di vista. La tua? Allora, io sono tentato di dirti Gollini in porta, ma non è ancora tornato. Non è ancora tornato, no. Gollini? No. Ma come? No, non è ancora. Io avevo letto Gollini sarà disponibile. Ah, quindi è come Rrahmani, ci hanno mentito. L'ha detto proprio Garcia in conferenza che non è ancora tornato. Insieme a Rrahmani e Juan Jesus, e quindi dobbiamo confermare Meret, a meno che non vogliamo mettere quei Idasiak. Anzi, no, se continui. Va bene, allora Ostigard e Natan sono confermati per forza. Di Lorenzo non penso proprio che gli dà il turno di riposo per Zanoli. Mario Rui sono d'accordo, e il centrocampo io te lo lascio uguale, ahimè credo proprio che verrà lasciato uguale. E secondo me c'è, considerando la prestazione di Politano con il Real Madrid, c'è la possibilità che lo rimetta. Quindi io ti dico 60% Politano, 40% Raspadori, perché comunque l'ha tolto Politano all'inizio del secondo tempo, quindi secondo me lo rimette. E Victor, vabbè, Victor è Kvara purtroppo. Risultato esatto? Risultato esatto, vai, 3-1 della Fiorentina, brava la Fiorentina con tripletta di Parisi che doveva venire da noi. Aspetta, uso la tecnica di Di Lorenzo e Rudi Garcia. Ok. Quando non gioca Parisi, ha giocato con il Ferencváros. Allora io ti dico un 1-0 per il Napoli, facciamo un clean sheet, facciamo un solo gol e ce la portiamo a casa così. Ma segna, di chi? Segna... Secondo me segna Natan. Non so, c'è quello e Natan lo devo acchiappare. Perché stava già segnando con Real Madrid, ha preso traverso. Tu dici non Natan. È corretto, ci è andato troppo vicino. Natan, ci sto. Gol di Natan. Guarda, giocato. Gol di Natan. E vuoi aggiungere qualcosina prima di terminare il video? Io l'unica cosa che mi sento di dire a tutti voi che guarderete questa partita è... Mamma mia, preparatevi perché sarà una guerra. Questa sarà veramente una partita tosta. Fiorentina esce da quella partita col Ferencváros dove veramente hanno fatto una brutta figura a parte il secondo tempo. E il Napoli invece arriva dal primo stop dopo aver ricominciato a giocare bene, a stare bene. Quindi secondo me sarà una partita tosta, per i tifosi delle due squadre sarà una partita veramente complicata da gestire a livello mentale, secondo me sarà molto tesa. Non mi aspetto pure un pochino di atteggiamenti violenti, tutto sommato, anche perché vabbè, Nico Gonzalez si sa da picciare tutto quanto ormai, sì. Quindi allora, a livello indossate l'elmetto. A livello di duelli dovremmo fare attenzione a Bonaventura che sta in formissima. Ci sarà molto probabilmente questo duello a centrocampo tra lo Botka e Bonaventura. Poi Nico Gonzalez, che è comunque una spina nel fianco, dovrà essere bravo Mario ad attutire i colpi. E secondo me bisogna capire Kayode, perché Kayode è un giocatore che a me piace tanto. Si è messo in mostra in questo inizio di stagione. Poi siccome si è fatto male Dodò, ormai ha trovato la titolarità per il momento, con Biraghi che si sta alternando un po' a sinistra e un po' a destra. E Kayode è un giocatore interessante perché è giovane però è potente, è un giocatore che somiglia tantissimo a Udogie, quindi ti fa la doppia fase, ma è giovane, potrebbe fare degli errori. Quindi se il signor Kvicha Kvaratskhelia ti regala le sue prestazioni, non c'è, anzi è un aggravante il fatto che contro Kayode, contro Kvara, Kayode potrebbe fare degli errori, perché comunque stiamo parlando di un giocatore che fino a qualche settimana fa era ancora un giocatore della primavera, quindi questo è da sfruttare. E dobbiamo vedere Parisi dall'altra parte, che se giocherà titolare si ritroverà ad affrontare o Politano, Raspadori oppure Lindstrom. È un peccato perché io voglio ricordare, perché io ce l'ho qua, il grande avversario di Parisi, tutte le partite che abbiamo giocato contro Fabiano Parisi, tant'è che l'ha messo pure troppo in difficoltà a Parisi, era Irving Lozano. Lozano contro Parisi è sempre stato un giocatore che ha vinto qualsiasi tipo di duello con Parisi. Quindi stavolta per la prima volta Parisi si ritroverà ad affrontare qualcuno di diverso, e quindi secondo me un sospiro di sollievo lo starà tirando. Sempre se faceva per e per. Ah no, faceva per e per, ragione. Però può essere che Politano, Lindstrom e Raspadori lo metteranno in difficoltà come faceva Irving Lozano. Vedremo. E questo è, ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate voi con un commento, risultato esatto, probabili formazioni, se questa partita vi preoccupa in qualche modo. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi Seguiteci su Instagram, soprattutto tu che sei arrivato a fine video, senza giri di parole, è importante per noi, è proprio importante. Ti ringrazieremo nel prossimo video se ci seguirai su Instagram. E chi è arrivato a questo punto del video deve scrivere nei commenti la parola chiave hashtag Tatsuna. Per e per. Per e per. Hashtag per e per. Vai. Alla prossima ragazzi e forza Napoli sempre.